Buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi 21 marzo 2020 in compagnia di Monica Lozzi, che abbiamo su Libri TV visto parecchie volte intervistata. Monica Lozzi, presidente del settimo municipio di Roma. La ringraziamo di essere qui con noi. Grazie a voi. Monica Lozzi, che conosciamo, dobbiamo dirlo, con Libri TV fin da quando nel settimo municipio era all'opposizione nella sindacatura Marino. Insomma, era abbastanza agguerrita già all'epoca ed è agguerrita anche oggi. Ed è importante questa sua diciamo, impostazione, questa sua voglia di fare in questo momento particolarmente drammatico. Ricordiamo, siamo in questo ovviamente per i posteri che vedranno i video di Libri TV, siamo in emergenza coronavirus in tutto il mondo, anche a Roma, e non possiamo non aprire questa intervista parlando di questo. Quindi le volevamo chiedere appunto a Monica, con cui io penso che possiamo darci del tu tranquillamente, Assolutamente sì. e, ecco, l'impegno del settimo municipio, appunto per quanto riguarda le competenze di un municipio, su questo che cosa si sta facendo? Noi ci stiamo concentrando particolarmente sulle fragilità e quindi stiamo cercando collaborazioni con le associazioni di volontariato per cercare di fornire i servizi a domicilio alle persone più fragili, agli anziani, ai disabili, ai malati. Naturalmente ci sono tante persone che hanno una rete familiare importante e quindi non necessitano di aiuti, ma ci sono anche tante persone sole. E quindi abbiamo già con la Protezione Civile ed altre associazioni, stiamo fornendo il servizio di consegna della spesa a domicilio, dei farmaci a domicilio. Ci sono anche due associazioni, una Protezione Civile e un'altra associazione che fornisce anche supporto psicologico a distanza, perché non ci dimentichiamo che per le persone che hanno problemi psicologici, stare rinchiusi forzosamente in casa non è semplice, è molto più complesso di quanto possa essere per ciascuno di noi. Quindi ci stiamo attivando. È tutto molto complicato perché pure a livello di personale abbiamo in servizio solo il 10% del personale perché abbiamo dovuto attivare il lavoro da casa proprio per evitare i contagi anche per i dipendenti, però insomma ce la stiamo mettendo tutta, ci stiamo ingegnando, come si dice. Peraltro, se in qualche modo si riducono diciamo, dei problemi, si cerca di ridurre il contagio, diciamo, questa auto-internamento, questa clausura, insomma, in qualche modo forzata, nelle grandi città, soprattutto dove ci sono anche molte persone che vivono in case non molto grandi, si creano dei nuovi problemi che sono quelli da convivenza. L'abbiamo detto in un'altra intervista, mi sembra ieri, ci sono spesso in case di 50, 60, 70 metri quadri, non di più, tre generazioni diverse, ricordiamoci che anche i bambini non vanno a scuola, con diversi livelli di tolleranza e diverse esigenze che di punto in bianco, 24 ore su 24 devono stare tutti e convivere insieme, mentre magari prima c'è chi usciva, chi entrava, si dormiva solo tutti insieme. E ci sono anche insomma, alcuni segnali di persone che insomma, stanno soffrendo parecchio questa convivenza. Speriamo ovviamente che ci sia un risultato concreto per quanto riguarda l'abbattimento della diffusione. Senti, Monica, una cosa importante che volevo chiederti, di cui ho visto poi un pochino guardando anche su online i giornali. Si invocava, e non so se c'è una proposta o se si è addirittura realizzato, una sorta di coordinamento tra i municipi, per rapportarsi, credo, con il Campidoglio, oppure essendo comunque sia Roma un territorio, per quanto tutto diverso, ma insomma è interessante e importante anche coordinarsi. C'è una tematica di questo tipo? Sì, c'è assolutamente perché all'inizio soprattutto arrivavano notizie random da tutti i dipartimenti e che cambiavano in modo molto repentino e quindi per noi come strutture territoriali era molto difficile riuscirci ad adeguare anche perché lo sappiamo che l'amministrazione, insomma, del Comune di Roma è estremamente complessa ed è difficile attuare il lavoro agile, è difficile gestire anche le persone che devono invece garantire servizi di primaria importanza garantendone la tutela della salute, quindi abbiamo sì un po' tutti chiesto un po' più di coordinamento. Ad oggi c'è la COC della Protezione Civile a livello centrale, sono state aperte le unità di crisi a livello territoriale, quindi ci sono dei numeri
a cui ci possiamo rivolgere. Sì, Roma non è il comune piccolino dove bene o male il sindaco riesce a gestire la situazione in maniera uniforme. Diciamo che anche tutti i presidenti di municipio, nelle loro difficoltà quotidiane, si sono veramente tutti ingegnati per offrire più servizi possibili alla cittadinanza. Diciamo che adesso abbiamo trovato un equilibrio e ci siamo organizzati anche con il centro. Volevo farti un'altra domanda per quanto riguarda un po' una informazione di servizio per tutti coloro che ci seguono, che sono molti anche della comunità del settimo municipio, di cittadini che insiste nel settimo municipio. E quali servizi assicura attualmente il settimo municipio? Quali sono sospesi o ritardati? Perché c'è anche il discorso degli impiegati. C'è stato un impiegato, non sospetto che non sia più di uno, del Campidoglio, che è risultato positivo, e quindi c'è anche il discorso del contatto col pubblico. Ecco, attualmente quali uffici al municipio sono in piena attività e quali invece sospesi? Adesso in attività anche ridotta è l'anagrafico dove garantiamo comunque il rilascio delle carte d'identità e alcune tipologie di certificati laddove viene dimostrata l'urgenza. Dopodiché è rimasto per le persone disabili comunque il servizio di supporto domiciliare, quello classico, che abbiamo, è stato interrotto solo laddove alcune famiglie ne hanno richiesto la sospensione perché stando a casa preferivano non avere magari persone che dall'esterno potessero portare rischio di contagio, però per le persone sole e fragili assolutamente è rimasta l'assistenza domiciliare. Noi ci siamo come presidio su tutti i settori, anche perché ad esempio sulla questione lavori pubblici, che sembra una banalità, però noi avevamo tanti appalti da dover portare a termine proprio in questo periodo, diciamo che l'ordinario è sospeso, però garantiamo ad esempio il pronto intervento sulle manutenzioni strade, perché laddove ci sono buche o quant'altro, noi abbiamo il pronto intervento attivo. Per quanto riguarda le scuole, le scuole si stanno attrezzando per cercare di fornire la teledidattica, diciamo che in moltissimi casi sono riusciti a farlo anche ad un buon livello. Sono slittate la possibilità delle proroghe dei termini per l'iscrizione ai nidi che ad oggi sono slittate al 10 aprile per le nuove iscrizioni e all'8 aprile per le riconferme. Ci stiamo organizzando anche per fare dei video negli asili nido perché non siamo riusciti a fare gli open day e quindi far visitare le strutture ai genitori. Stiamo cercando di realizzare dei video da mettere poi sul sito della Comunità Educante Diffusa, che è un progetto culturale che sta portando avanti la nostra Un'intervista l'abbiamo assessora. illustrata con l'assessore Elena De Sì, Santis. Elena De Santis, la metterò sui canali social miei della Presidente, in modo che i genitori che vogliono avere un'idea della struttura alla quale andranno ad iscrivere il bimbo avranno insomma questa possibilità. Insomma, ci stiamo dando da fare. Volevo dare solo una notizia, ad esempio noi di solito abbiamo due anagrafici aperti, quello di Fortifiocca in Villa Lazzaroni e quello di Cinecittà, è rimasto aperto solo quello di Cinecittà proprio perché sono arrivate delle direttive in cui ci dovevano essere i vetri di protezione tra l'utenza e il dipendente. Su Fortifiocca non siamo strutturati in questo modo e quindi abbiamo dirottato il servizio tutto a Cinecittà. C'è anche un aiuto, un coordinamento con delle associazioni, associazioni di cittadini, associazioni di volontariato? Assolutamente sì, noi abbiamo le associazioni di protezione civile, ci sono altre associazioni che già collaborano normalmente con il municipio e che si stanno attivando per aiutarci nel fornire servizi a domicilio. Devo dire sì, ne aumentano una dopo l'altra. E sul sito del settimo municipio ci sono tutti i numeri di riferimento di queste associazioni insomma, che offrono servizi di diversa tipologia. Infatti farei un appello soprattutto a quei cittadini che magari sono a conoscenza che all'interno del loro condominio ci possa essere una famiglia con fragilità o persone sole, magari se li aiutano anche a dare questi numeri, perché non tutti hanno computer o quant'altro, quindi anche gli amministratori di condominio potrebbero fare un vademecum e appenderlo magari all'interno del portone di casa, in modo che riusciamo a raggiungere tutti quanti, perché i nostri strumenti sono quelli telematici, quindi il sito del municipio, usiamo i social, cerchiamo di divulgarlo il più possibile, ma poi se i cittadini ci aiutano a far arrivare queste notizie a chi non ha la possibilità di collegarsi tramite un computer, per noi è fondamentale. Sì, no, ti facevo questa domanda anche perché
mi sono reso conto che in questo periodo una delle categorie di lavoratori che non lavora più per motivi ovvi sono le colf, i badanti e così via. E molte persone anziane che sono assistite da questa categoria di lavoratori si trovano da soli di punto in bianco e sono un po' allo sbando, sia nel reperimento, nel fare la spesa. Ho visto delle persone facendo la fila sia in farmacia sia al supermercato, molto anziane, veramente disorientate, probabilmente neanche seguono più di tanto telegiornali, di aggiornamenti, e si sono trovati improvvisamente soli. Noi quello che stiamo cercando di fare, naturalmente, è difficile arrivare a tutte le persone che hanno difficoltà in questo momento, è per questo che l'appello è a tutta la cittadinanza di dare sostegno a chi sappiamo di essere più in difficoltà, però stiamo cercando anche con i nostri servizi sociali, ad esempio, di chiamare gli anziani in lista d'attesa, quindi quelli che ancora non sono in utenti dell'assistenza domiciliare, ma che abbiamo la certezza che, avendo fatto richiesta, hanno quindi delle fragilità, per capire chi è solo e chi invece ha una rete familiare a supporto, in modo di cercare di dargli i consigli e il supporto idoneo proprio per evitare questo senso di smarrimento che alcuni hanno. Ci stiamo provando, è difficile, però insomma ci stiamo provando. Purtroppo, data l'escalation e quella che diciamo con un eufemismo si può dire la scarsa osservanza delle recenti direttive sul non circolare, la necessità, si parlava della necessità di mettere in strada la forza pubblica e anche l'esercito, forse c'era la prefetta Pantalone che pare che appunto stia valutando questa possibilità. E questo ci riporta al discorso delle forze dell'ordine. Ecco, la Polizia Municipale è molto attiva e molto impegnata in questo periodo. Ecco, come sta rispondendo nel settimo municipio? Sta rispondendo bene anche perché adesso hanno incrementato i turni in maniera molto importante. Andranno a bloccare e a fermare tutte le auto in circolazione, non solo alcune a Campione. Stanno raddoppiando e incrementando in generale, non raddoppiando, incrementando anche i controlli per i parchi, perché è vero che sono stati chiusi dall'ultimo decreto, ma già c'era un'ordinanza della sindaca che li chiudeva, però purtroppo ancora arrivavano segnalazioni di gente che li frequentava anche in assembramento e quindi stiamo aumentando, ma anche i carabinieri, io mi sento spesso con la tenenza di Ciampino, col comandante della tenenza di Ciampino e anche lui mi ha detto che ha le pattuglie tutte in circolazione per presidiare il territorio. Certo, l'appello è al senso di responsabilità di ognuno di noi, anche perché le misure diventeranno sempre più stringenti se noi non rispettiamo i limiti che ci vengono imposti per limitare il contagio, quindi dobbiamo stare a casa il più possibile. Poi è normale che ci sono alcune persone che hanno l'esigenza proprio psicofisica magari di allontanarsi, a quel punto se uno deve fare attività fisica, come dice il decreto, rimanere proprio nei pressi dell'abitazione e rispettare le distanze di sicurezza, non avvicinarsi alle altre persone, non superare le distanze che si dicono di 1 metro, ma se sono anche 2, 3 è meglio, anche perché insomma dobbiamo cercare di limitare al minimo il contagio in modo di tornare il prima possibile ad una vita normale. Sì, è un momento straordinario, non eccezionale, direi proprio straordinario, nel senso fuori da qualsiasi ordine, anche purtroppo in questo paese di previsione, perché in altri paesi, in qualche modo nelle carte costituzionali o quant'altro, delle previsioni e appunto di casi eccezionali in cui poi ci sono delle direttive già predeterminate, ci sono. Nel nostro una cosa simile è veramente straordinaria, quindi si agisce anche un po' apparentemente improvvisando, la riduzione delle libertà personali, garanzia della libertà di tutti, si sta a casa anche per gli altri, perché si può portare poi in casa ciò che di cui si viene infettati all'esterno, si porta in casa e magari lo si trasmette a dei conviventi e diventa disastroso. Poi ricordiamoci, anzi diciamo, che non è una degenza semplice questa qui, per quanto riguarda il Covid, cioè si viene presi. Dopodiché le persone, i parenti, i familiari rivedono la persona quando è guarita, sperando appunto che esca in piedi e non sdraiata, perché è tutto quanto poi in isolamento, è particolarmente Assolutamente sì, pesante. assolutamente
E poi bisogna pensare soprattutto alle persone più fragili, che non sono solo gli anziani, ma sono anche tutte quelle persone che già soffrono di patologie pregresse e quindi sono più a rischio, e quindi è un senso di responsabilità nei confronti di tutti. Dopodiché gli ospedali stanno soprattutto al nord al collasso quasi, e siccome è molto virulente e richiede degli interventi anche di terapia intensiva, i posti stanno aumentando, però insomma, ad oggi le persone in terapia intensiva sono tante, e quindi il rischio è che anche chi non è colpito da coronavirus, ma che ha una patologia pregressa e ha bisogno di terapia intensiva, rischia di non trovare il posto. Quindi dobbiamo rispettare tutti. E tantissimi ospedali si stanno attrezzando per aumentare i posti in terapia intensiva. Ad oggi abbiamo quelli dedicati al Covid, che sono, no, lo Spallanzani e la Columbus, però tutti gli ospedali stanno aumentando il numero di posti in terapia intensiva. Monica, non per passare dal serio al faceto, ma anzi, come ritengo, dal serio al serio, perché questa è una situazione, come diciamo, straordinaria, ma è pur sempre da amministrare, e come amministrazione diventerà poi un terreno di valutazione un domani, quando sarà passata questa idea di Dio. Io volevo parlare con te delle voci o delle intenzioni, mi direi tu quello che è, della candidatura a sindaca di Roma. Allora, noi, quando dico noi non è un plurale maiestatis, ma io e la mia squadra stavamo ragionando sulla questione prima dell'emergenza. Naturalmente in questo momento è tutto sospeso, abbiamo sicuramente una nostra visione di città, delle proposte da portare avanti, ci piacerebbe poterci sedere ad un tavolino e dare la nostra visione di città, le nostre idee, e fare anche un consuntivo di quello che è stato fatto bene, di quello che non è stato fatto bene, dei miglioramenti che possono essere apportati. Dopodiché valutiamo se perfezionare un'ipotesi di candidatura, oppure magari ci sono altre persone anche più idonee a poter portare avanti un progetto di città come la vediamo noi. Sicuramente c'è bisogno di un'idea e una visione importante sulla città di Roma, anche di cambiamento, perché in questi 5 anni, anche se si è cercato di lavorare tantissimo, è mancata probabilmente una visione complessiva, un cambiamento radicale, soprattutto in direzione di un decentramento che potesse andare ad efficientare la macchina amministrativa in modo serio e importante. Decentramento, aumento delle autonomie locali all'interno del comune, potrebbe essere una risposta ai vari problemi di Roma? Sicuramente il decentramento ti permette di gestire tutte l'operatività maggiore di una macchina amministrativa di un comune, ti permette di gestirlo in maniera più efficace ed efficiente, perché stiamo a contatto col territorio. Poi è come tutte le grandi capitali europee e mondiali: al centro si danno le direttive, al centro si fa una programmazione, al centro si danno le linee guida, si parla di programmazione di mobilità, si parla di programmazione della raccolta rifiuti, di grandi temi, ma poi l'attuazione deve essere necessariamente territoriale. Bisogna eliminare l'accavallamento delle competenze, che ad oggi ci sta affossando completamente. Per poter eliminare l'accavallamento di competenze bisogna semplicemente utilizzare le strutture territoriali al massimo, perché ad oggi sono utilizzate al minimo del loro potenziale. Perfetto Monica, ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro, anzi ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, e ci risentiamo per fare poi in qualche modo un momento un po' più di serenità, che speriamo venga presto, ma non credo prestissimo, un consuntivo di quello che si è fatto e di come si è affrontata questa vicenda incredibile. Stiamo a casa tutti quanti, cerchiamo di essere responsabili senza che ne sia necessario i carabinieri con il lanciafiamme, come diceva De Luca. Mi associo al consiglio, state a casa, grazie Gianni, ciao. Ciao.